faccio una piccola premessa. Un esame di guida non si svolge assolutamente in questo modo e è molto più semplice. È anche bello se vi siete impegnati e dipende poi dall'esaminatore che trovate sostanzialmente, però io mi sono emozionata anche quel giorno, poi ve ne parlerò. Non si svolge assolutamente così, solamente che io per allungare un po' il tempo, per fare un po' di scena, diciamo, ho deciso appunto di essere un po' cattiva, un po' tanto anche, ma fidatevi che non è proprio per nulla così. Vi aspetto nei commenti. Buongiorno. Salve direttore, allora, oggi abbiamo 5 ragazzi, giusto? È della vostra autoscuola, giusto? È indifferente sostanzialmente. Un po' agitato, Martino. Martino, mi dici cortesemente la tua data di nascita, mi dai foglio rosa, mi dai carta d'identità. Chiediamo al tuo istruttore se ha il foglio e il modulo appunto per l'esame. Io intanto mi segno due cose. Sai che se passi appunto all'esame subito praticamente. Allora, i documenti ce l'ho tutti, la firmetta l'hai già fatta prima. Sai che poi alla fine l'esaminatore ti farà fare una piccola firma, ma una cosa molto rapida. Allora, comincio con qualche domanda, però non sono delle domande inerenti all'esame, quindi l'esame lo facciamo tra 30 secondi. Queste sono domande a titolo personale, semplicemente che voglio farti io. Allora, la prima è quando ti sei iscritto più o meno all'incirca a scuola guida? Ok, e il momento l'esame, foglio rosa, diciamo, sei passato subito, ho avuto un po' più di difficoltà. Ok, e come sono state le guide e il percorso proprio della guida? C'è qualcosa che ti spaventa di più, che ti spaventa meno, a prescindere da qualsiasi cosa comunque? Tu dirai, gli esercizi o le manovre che dovrai fare erano già previste, perché io per ognuno di voi penso già prima cosa farvi fare, quindi non è che se adesso mi dici qualcosa io dopo sono più carogna o meno, avevo già, diciamo, un'idea. Ok, quindi anche un po' la zona in croci. Hai studiato anche la teoria, le varie domande che ti potrei fare l'esame oggi, oppure l'hai un po' accantonata? Questa invece è una domanda che mi interessa un po' di più sapere, diciamo. Ok, va bene. Quanto è importante per te prendere la patente oggi? Allora, guarda. Intanto io direi che possiamo andare e poi ne parliamo alla fine. Ok. Oggi è il 7 settembre. Bello.
bello fare gli esami a settembre, hai sempre questa idea, diciamo, nella testa di rinnovamento, rinascita, rivincita, impegno, c'è stata una lunga estate. Ok. Bene, direi. Inizia. Allora, ti farò 5 domande, ok? Non voglio né esagerare né. Ti farò 5 domande teoriche e tu dovrai darmi la risposta. Allora, prima domanda è: prima di un lungo viaggio in auto, cosa si deve fare, cosa bisogna controllare, quali sono le accortezze di cui bisogna tener conto, c'è qualcosa che va sostituito, qualcosa no, che regole o accorgimenti devono tenere in considerazione i passeggeri? Prova a dirmi, insomma, il più possibile quello che ti ricordi. Le ruote, ti ricordi? Tubeless. E se ci sono dei bambini a bordo? Adesso alla seconda domanda. Allora, mi potresti gentilmente indicare di che colore sono le luci di posizione? Cioè la spia delle luci di posizione di che colore è? Ok, quella degli abbaglianti. Ok, e invece quella di emergenza, il triangolo praticamente di emergenza. Esatto. Ok. E non sono 4 frecce, ma 6. Ok, terza domanda. Allora, come si fa a regolare il volante dell'auto? In tutti i veicoli. Ok. Poi, quarta domanda. A che velocità deve andare una persona che non è neopatentata? Quindi una persona che ha la patente normalmente in centro abitato, extraurbana secondaria, principale. Autostrada? Autostrada con la pioggia? Ok. Va bene. E come ultima domanda... Ogni quanto va fatta la revisione del veicolo? E poi? Prima dopo 4 anni e poi ogni 2. Ok, perfetto. Adesso, sì, certo, chiuda pure. Il tuo istruttore è comunque gentilissimo. Adesso voglio che mi fai una retromarcia rettilinea, ok? Quindi sempre dritto. E poi ti lascio scegliere. Valuta tu se te la senti di fare un parcheggio a L o a S. L'importante è che scegli tra uno di questi due. Beh, allora fammi vedere un attimo. Attento all'alberello lì. Ok. Bene, questo. Che parcheggio hai scelto?
Parcheggio S. Va bene, certo. Se te la senti così, va benissimo. Vai, 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 vai. Scegli tu, se vuoi puoi andare avanti un metro, se no rimani sempre lì. Valuta. Attenzione al sederino della macchina. Vai, 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 sto guardando. Sì. Ok. Pensi che il parcheggio sia completo, sia giusto così? Va bene. Allora, per completare, diciamo, il nostro esame, hai praticamente fatto tutto. Adesso andiamo a fare un piccolo giretto, ma proprio una cosa veloce, sai. Ti dico, mi raccomando, tutto quello che è sempre stato detto, ok? Bene. Ok, allacciate pure le cinture. Gira a destra. Ok. Alla rotonda prendi la terza uscita. Riesci a dirmi un'ultima cosa? Quali sono le cose che sono vietate o sconsigliate nei sensi unici? Gira nella prima via qui, a destra, sì. Ok. Sì, ok. E allora, prosegui sempre per un chilometro praticamente dritto ora. Bene, bene, molto bene. E adesso all'incrocio c'è uno stop, andiamo a sinistra. Chi aveva qui la precedenza tra tu e la macchina grigia? Ok. Se c'è l'arancione ti fermi o vai dritto. Adesso rientriamo nella stradina, alla rotatoria, la prima uscita, a destra, sì. E poi mantieni la corsia di preselezione centrale e svoltiamo a sinistra. Ok. Puoi mettere quello che devi sapere che va messo e accostiamo a destra. Allora, sì, l'esame è finito. Il volante, c'è il pulsantino per il poggiatesta, c'è un pulsantino nelle macchine anche per alzare proprio il sedile e regolarlo, e gli airbag, ma sono sicura che un bel ripassino lo farai, vero? Poi nel parcheggio AS che hai fatto non eri completamente dentro, cioè rispetto al parcheggio tu hai parcheggiato un pochino fuori. Questo è un errore, non va bene. La cosa che ti posso dire è quando sterzi, non sterzare completamente, ma aspetta piano piano di incannare la macchina e poi vedrai che parcheggi dritto la prossima volta, ma voglio che ti alleni e me lo devi promettere.
mentre nella curva non hai guardato lo specchietto e c'erano dei pedoni, e questi pedoni sono, cioè, il numero uno: devi sempre, 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 sempre porre tantissima attenzione ai pedoni, perché sono proprio... Il pedone è il pericolo più importante ed è una delle cose che sono fondamentali. Erano dietro di noi, quindi non... cioè, eravamo già andati molto avanti, però anche se sei andato avanti devi sempre avere un controllo del veicolo a 360 gradi, non si guarda solo davanti, si guarda anche lo specchietto centrale e i due laterali, perché se c'è una moto, qualcosa, tu sei già avvisato, diciamo, per tempo, in anticipo, e così è corretto e va bene. Ma comunque sei stato molto bravo. Questa è la tua patente e mi raccomando, i due accorgimenti che ti ho detto. Ringrazio molto anche il tuo istruttore, che è fantastico, favoloso come sempre, e chiamiamo pure il prossimo canale.